13 di più, perché cominciamo proprio dal capire che cosa siamo tu. Assolutamente. Cosa sei venuto a fare? Nel senso, che cosa fai? Chi me l'ha fatto fare? No, per me è una cosa bellissima. Cioè, ritornare a Como, mi hanno fatto un regalo a me, perché veramente sono cresciuto qua, ho iniziato qui la mia carriera, quindi è bellissimo. Poi sicuramente credo che Gianluca possa dare veramente una nuova ventata d'aria qua, perché aria nuova, perché si sta affacciando da qualche anno a fare l'allenatore e secondo me è una persona che può fare veramente bene in questo ambiente. Il tuo ruolo esattamente quale sarà? Ma diciamo che più che altro mi occuperò della parte tecnica assieme a Gianluca, un po' così a vedere un po' dove posso dargli una mano. Poi quando fai il calcio ruoli precisi ce ne sono pochi, devi pensare a fare un po' di tutto per il bene della società, per il resto tutti i ruoli, tutte le cose che si danno, direttori di qui, direttori di là, c'entrano poco a me. Interessa più che altro il campo. Solo prima squadra? Sì, beh. Tecnico per la prima squadra? Nel settore giovanile ci sono i mostri sacri che non bisogna neanche toccarli, neanche nominarli. Perché insomma, io ho imparato uno di questi anni da loro, mi hanno insegnato tanto, quindi lasciamo perdere. Il legame con Centi è stato, forte. È stato anche un tramite, no? Situazione sicuramente io, già dall'inizio, grazie al presidente, collaboravamo. Io in Sardegna facevo qualcosa per il Como con i ragazzi, c'è un centro sportivo, quindi avevo un po' reclutato i ragazzi anche pensando al futuro. Poi è venuta tutta questa situazione, è venuta fuori piano piano, perché